Tutti amici, ben ritrovati. E sono il pastore Antonio Abate e voglio invitarvi a iscrivervi sul nostro canale YouTube. Troverete molti insegnamenti, molti incoraggiamenti per far sì che la nostra fede possa essere forte e crescere in Cristo Gesù. Voglio benedirvi ancora oggi con questo messaggio. Quindi vai sul nostro canale YouTube, iscriviti, clicca sulla campanellina così che ogni volta che noi mettiamo un video, un incoraggiamento, tu possa essere avvisato e incoraggiato mettendoti comodo e ascoltando quello che Dio vuole dirci ogni giorno, ok? E il tema di oggi lo voglio chiamare così: cosa ci definisce? Cosa definisce la nostra vita? Allora, la Bibbia parla molto chiaramente in Efesini che noi abbiamo una identità, ok? E la nostra identità, dice la scrittura, è in Cristo. Se voi andate a leggere Efesini dall'inizio del capitolo 1, troverete molte volte questa parolina, in Cristo. Quindi ciò che è importante per noi è capire che siamo stati benedetti in Cristo e poi troveremo altre definizioni di in Cristo. Quindi, che cosa definisce oggi la nostra vita? Ok, cosa ti definisce in questo mondo? Ok, parleremo un po' dell'identità in Cristo. Ok, se non sappiamo chi siamo, non sapremo mai il nostro proposito. Ci siete? Se il diavolo ruba la nostra identità, sta rubando il nostro proposito. Noi siamo la creazione perfetta di Dio. Noi siamo l'opera d'arte di Dio. Dio, quando ci ha creati, non si è sbagliato. In Efesini 2:10 è scritto: noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato affinché camminiamo in esse. Vedete com'è bella la Bibbia? Il proposito è legato a chi siamo in Cristo. Ci siete? Efesini 1, dal 3 al 14, poi lo leggerete con calma a casa, troverete scritte tante belle cose, tante verità che nessun diavolo, nemmeno la nostra vita, può cancellare, perché quando quello che è scritto nella Bibbia è verità e questa verità può cambiare la nostra realtà. Ora ascoltatemi bene. Iniziamo dal versetto 3. Benedetto in Cristo Gesù. La benedizione non dipende da ciò che hai, ma da ciò che sei. Ci siete? La nostra benedizione non dipende da ciò che abbiamo, ma da ciò che siamo. E noi siamo benedetti in Cristo. Numero 2. In Cristo, dice la scrittura, siamo eletti. Ok? Sto leggendo Efesini. Andate a leggere voi con calma voi. Dice la Bibbia, in Cristo siamo eletti. Lui ci ha scelti. Non conta quello che la gente dice, ma quello che dice Dio. Eletto qui significa in greco chiamare a voce alta. Prima della creazione del mondo, Dio ti ha chiamato a voce alta. Antonio, Francesco, Pietro, Paolo. E quando lui chiamò, ci fu un eco nel cielo. E questo eco è arrivato fino al tuo orecchio. E oggi Dio ti chiama per nome. Quindi eletto, sta scritto che in Cristo siamo eletti. Quindi eletto significa chiamare a voce alta. Numero 3. Adottato in Cristo. Cristo ci ha adottati nel giorno che siamo nati di nuovo. Oggi ci ha messi in Cristo in una nuova famiglia e oggi siamo stati adottati dal Padre nostro che è nei cieli. Guardate com'è bello, la parola adottati significa scelti come proprietà. Proprietà di Dio.
Non ti fa niente sta cosa. Noi siamo scelti, adottati, e qui la parola significa scelti come proprietà di Dio. Noi siamo proprietà di Dio. Ok? Numero 4, accettati. Dio ci accetta così come siamo in Lui, perché Lui non chiama perfetti, ma perfeziona chi chiama. Lui ci accetta così come siamo, ma ci ama troppo per lasciarci così come siamo, ok? Quindi la grazia produce un cambiamento nella nostra vita. Un po' come è stato scelto Zaccheo. La grazia produsse un cambio nella vita di Zaccheo che la religione non poteva fare. Quindi quello che Dio può fare nella nostra vita quando ci sentiamo accettati. Nessuna religiosità, nessuna religione, nessun altro modo di pensare e di fare può cambiare la nostra vita. Numero 5, versetto 13. Siamo stati marcati. Non importa quello che abbiamo esteriormente, ma quello che conta è la marca dello Spirito Santo nella nostra vita. Quindi che cosa è che ci sta definendo oggi? Noi dobbiamo avere la consapevolezza che noi siamo in Cristo. Siamo in Cristo. Andate a leggere voi stessi questo capitolo perché è straordinario. In Cristo possiamo avere la nostra identità. Quando tu hai la tua identità in Cristo, il proposito che Lui ha scritto per la tua vita ti raggiunge. Ok? Che cosa ci sta definendo la nostra vita? Che cosa sta definendo la nostra vita attualmente? Il nemico a volte viene e ti dice: realmente Dio dice questo di te? Un po' come è successo con Adamo ed Eva, no? Lo fece con Gesù nel deserto. Il diavolo sempre viene a mettere il dubbio nella tua mente, ma tu sei in Cristo e questo nessuno lo può cambiare. Sei chiamato, eletto, scelto, forte, libero, senza condanna, sale della terra, sale del mondo, luce del mondo, sale della terra e luce del mondo. Siamo più che vincitori, siamo ripieni in Cristo Gesù. Quindi, quello che determina la tua benedizione è quello che sei in Cristo. Ok? Quindi rifletti su questo che ti sto dicendo, medita la parola in Efesini. Lui dice molte volte che in Cristo, in Cristo, in Cristo. Quindi vai a leggere queste cose qua. Noi possiamo essere benedetti, anzi noi siamo benedetti in Cristo. Noi siamo eletti in Cristo, noi siamo chiamati in Cristo, noi abbiamo la nostra identità in Cristo. Ok? Quindi medita questo versetto, medita queste cose che ti ho detto, prendi la tua identità in Cristo e vai avanti spedito, perché più conosci la tua identità in Cristo, più realizzi il proposito di Dio per la tua vita. Ok? Dio ci benedica, non vi dimenticate di lasciare i commenti sul canale YouTube sotto ogni insegnamento che ascoltate. Iscrivetevi, vi aspetto sul nostro canale. Condividete il canale YouTube affinché altri possano essere benedetti e aumentiamo anche la visibilità di questo canale perché ci aiutate a crescere come canale, come pagina, perché il nostro desiderio è di equipaggiare il popolo di Dio a essere benedetto, forte, affinché la nostra identità possiamo scoprirla in Cristo e realizzare la chiamata e il proposito che Lui ha per le nostre vite. Cari, vi abbraccio, vi saluto dal pastore Antonio Abate. Ci vediamo al prossimo, alla prossima pillola, al prossimo insegnamento. Dio vi benedica e siate forti, eh? Amado.